accoltella il marito. Una donna di 47 anni ha colpito al basso ventre il coniuge di 75 anni con un coltello da cucina. È accaduto venerdì in un'abitazione di Centura di Rottofreno. L'uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Assalto in villa a Podenzano, spariti soldi, gioielli e una pistola per un bottino di 20.000 euro. La brutta scoperta dei proprietari al rientro a casa, i malviventi sono passati da una finestra. Expo 2015, iniziata l'avventura, aperti i battenti ieri l'esposizione universale di Milano dedicata al cibo, domani taglio del nastro per Piazzetta Piacenza, Dosi, una delle poche città italiane con uno spazio tutto suo. 55 metri per ammirare Piacenza, inaugurato l'ascensore che porta fino al campanile del Duomo e consente di avere una panoramica a 360 gradi della città. Anmil Fortis conquista. Ieri festa dei lavoratori con corteo fino in Piazza Cavalli e discorso dei sindacati, sempre nel cuore della città, 14° tributo Anmil per le vittime del lavoro, successo per il concerto di Alberto Fortis. Pro Piacenza schiaccia il Gubbio, il Pro conserva fino alla fine il prezioso gol del vantaggio realizzato al quarto minuto da Bini e tiene a debita distanza il San Marino, a sua volta vittorioso sul Forlì. I play-out per i rossoneri sono ad un passo.